ci ritroviamo per iniziare una nuova chiacchierata e oggi ti porto un argomento per spiegare bene una differenza, se effettivamente c'è oppure no, su due parole che diciamo un po' combattute tra di loro. Perché c'è chi dice che una non è importante piuttosto che l'altra è più importante, eccetera. Per cui queste parole sono empatia e compassione. Cioè, in effetti, queste due parole sono da considerarsi separate, sono da considerarsi una meno dell'altra, più importante o meno importante dell'altra, oppure invece. All'interno di queste due parole c'è comunque un qualcosa che da una all'altra compenetra e c'è una, come si dice, un'unione. Ok, dai, scopriamolo insieme. Allora, nel mio sentire, quando sento queste parole, allora, empatia mi viene in mente qualcuno che ha la capacità di, diciamo, sentire le emozioni degli altri. Quindi se uno sente dolore, un empatico è uno che percepisce in maniera sensibile il dolore degli altri. E compassione è, diciamo, il modo, diciamo, normale, consueto, dalla mia esperienza è sempre un po', questa parola è sempre un po' pregna di una sorta di commiserazione, pietà, poverino, no? Compassione, poverino. La vera compassione non ha niente a che fare con poverino, ok? Quindi sicuramente sono due concetti o vibrazioni che si interlacciano. Bisognerebbe utilizzarle e incastrarle l'una con l'altra con una maturità coscienziale più alta di quello che in genere sembra vengono usate, perché la compassione in termini di pietismo non è di aiuto. No? Non è di supporto, cioè può apparire di essere di supporto, no? Perché allora poverino, ti aiuto io, ma e può essere anche usata per un breve momento. Una persona che sta in grande difficoltà, posso usare la compassione in questa maniera. Ma in genere la compassione è collegata con l'amore condizionato, è incondizionato, quindi un amore che comprende senza condizioni il viaggio di quello che ti sta accanto o di quello che ti sta nel tuo circostante, quindi non mette condizioni nell'amore che sente e vede che in ogni momento in cui l'altro sta vivendo il suo cammino, vede sempre una perfezione e quindi non interferisce. L'amore incondizionato non è un'interferenza, è semplicemente un lasciarti libero di fare quello che devi fare. Poi chiaramente se tu mi chiedi una mia opinione o mi chiedi un aiuto, io sicuramente al 100% sono disponibile, ma l'arte di aiutare è un'arte che deve essere molto ben calibrata, perché sennò, come ripeto, diventa un'interferenza, no? Il classico esempio che mi viene in mente, tanto per ridere, è come se io adesso mi sono iscritto in palestra perché voglio sviluppare una forza, dei muscoli, e vado in palestra e quindi comincio a sollevare i muscoli, divento tutto rosso, e uno dice, poverino, e mi togli i pesi, è chiaro che non mi stai aiutando, no? Stai interferendo, dice, poverino, hai visto come soffre, togliamo i pesi. Ma quei pesi sono stati messi da me, magari a livello animico. Ho creato una circostanza la quale è perfettamente
diciamo, orchestrata dalla sincronicità della vita, così che io posso forgiarmi dei miei muscoli. E se tu con questo pietismo mi aiuti, tra virgolette, e mi togli o mi risolvi il problema che la mia anima ha orchestrato, invece di farmi andare avanti, interferisci con il mio sviluppo, no? E quindi rallenti, e quindi il tuo lavoro è controproducente. Magari io a livello inconscio non so, non sono consapevole di tutta questa prestazione, quindi ti ringrazio pure e ti dico che sei anche molto amorevole, grazie, tu veramente ami. Ma in realtà, se andiamo a vedere, adesso cosa deve fare? L'anima deve ricostruire tu in forma magari diversa tutte quelle diciamo orchestrazioni, così che questo possa fare le esperienze che deve fare, no? E questo è un po' anche, lo vediamo spesso dai genitori che continuamente interferiscono, continuamente interrompono un processo di crescita del loro figlio, figlia, che magari sono figli che hanno 50 anni, però no? Il genitore deve comunque deve continuare a fare il genitore, perché c'è quasi una fobia, un senso di responsabilità portato all'estremo. E quindi questo genitore, adesso parlo del genitore, ma possono trovare altri esempi, ma continua a togliere l'opportunità al suo figlio di crescere nel nome dell'amore, e perché se no soffre. Ma la sofferenza, a parte che la sofferenza, anche quella, è Esatto. molto pippa mentale. Molto, la maggior parte delle volte, molto potere di suggestione più che altro, ma ci sono alcune cose che si imparano, si possono imparare a volte anche con la sofferenza, quindi il gioco non sta nel sottrarre agli altri qualunque opportunità per vivere il dualismo non solo nella luce ma anche nell'oscurità, perché ricordiamoci che è la danza tra oscurità e luce che ci fa capire, che ci fa salire nella nostra offerta vibrazionale. Se tutto è sempre luce, tutto è sempre luce, non impariamo niente. Abbiamo abbracciato Esatto. questo viaggio proprio perché ci sono delle straordinarie opportunità attraverso le quali, attraverso l'oscurità, attraverso le quali possiamo imparare cose meravigliose. Esatto, ma a me viene anche da dire che l'empatia è un po' il primo stadio di contatto che il bambino, no, mette in atto con l'esterno. Perché sappiamo che magari si immedesima molto nelle espressioni dei visi che gli si parano davanti, perciò se c'è un viso sorridente il bambino sorride tendenzialmente, se c'è un viso invece arrabbiato o che piange il bambino manifesta stati differenti, perciò è proprio il primo contatto che un essere appena nato mette in atto con la relazione con l'adulto che si occupa di lui, no? Il primo stato di comunicazione. La compassione io la vedo un po' come un passaggio successivo, cioè magari che si raggiunge in età un pochettino più matura, con una consapevolezza, una presenza in sé ovviamente differente, e senza scadere, come hai detto tu, nella pena, cioè ci può essere pietà nel senso che comunque si cerca di entrare in relazione e percepire lo stato d'animo e ciò che vive l'altro, ma questa è l'empatia portata a, diciamo così, a uno stadio un pochettino superiore, senza scadere nella pena, perché se una persona ci fa pena e a tutti i costi vogliamo aiutarla, in ogni caso, come hai detto tu, interrompiamo un percorso importante in ogni caso ci mettiamo anche a un livello superiore di lui, perché noi possiamo supportare empaticamente, mettendoci nei panni dell'altro e cercando di comprendere ciò che l'altro sta vivendo, ma non possiamo comunque sia essere superiore a lui o sostituirci a lui. Assolutamente, l'idea di superiorità e inferiorità è tutto un gioco dell'ego. Fuori dal dualismo non esiste una gerarchia. Siamo tutti sempre esattamente quello che dobbiamo essere, non c'è meglio o peggio, c'è semplicemente chi naviga in alcune frequenze, chi naviga in altre, per propositi personali.
ma tutte le frequenze non sono superiori o inferiori, sono semplicemente un'opportunità. Sì, è importante che l'empatia e la compassione non ci stravolgano, no? Quindi manteniamo il nostro centro. Quindi io sento il dolore di qualcuno accanto a me, ne sento compassione, nel senso che riconosco che è un momento intenso, importante, e però rimango centrato e poi da questa struttura la mia anima mi dice come, diciamo, come pormi, no? Perché ci sono tante cose che da tenere in considerazione. E ci vuole una forte capacità di discernimento. Una cosa, per esempio, bisogna vedere se la persona che si lamenta è un lamento egoico di chi fa la vittima o è un lamento veramente serio che richiede un aiuto, per esempio. Un'altra cosa da chiedersi è: ok, questa persona si lamenta, ma vuole uscire fuori dal lamento o vuole rimanere nel lamento? Cioè, ci sono tante piccole cose che sono grandi, non sono così piccole, e ti fanno capire in che maniera misurare la possibilità che tu estenda una mano. La regola principale è che, con tutte le eccezioni del caso, è la persona che vuole essere aiutata che ti chiede aiuto, ok? Però ci sono eccezioni anche in questa, ci sono diverse eccezioni, diversi casi. Quindi, come al solito, dobbiamo centrarci con la nostra anima e operare dalla nostra anima, perché l'ego immediatamente comincia a usare tutte queste emozioni cariche di contrazione, di preoccupazione, di sacrificio. Poi divento martire, allora smetto tutto quello che faccio perché mi devo dedicare a lui, poverino, no? E tante altre sfumature con cui l'ego gioca per comunque succhiare l'energia. Spesso quello che vuole essere aiutato anche lui sta facendo un suo gioco egoico, quindi vuole anche lui, ha bisogno di nutrimento energetico, e quindi ci vampirizziamo a vicenda: io ti salvo e tu invece e ti tolgo il carnefice, tu invece ti senti rassicurato, no? E quindi poi cosa faccio? Se ti aiuto in questa maniera, il messaggio qual è? Poverino, non ce la fai da solo, non sei forte, non sei equipaggiato per questa. La vita è ingiusta, adesso ci penso io. Quindi mandi un messaggio dove confermi, convalidi in lui un senso di impotenza. Il vero aiuto è guardare sempre chi deve essere aiutato per quella straordinaria anima che è. E quindi in inglese si dice I stand for your greatness, che vuol dire io mi radico e vedo solo la tua eccezionalità, la tua meraviglia, la tua straordinarietà. Non sponsorizzo, non appoggio niente che sponsorizzi l'idea che tu sei meno di straordinario. Ok? Quando una persona ti guarda con quella straordinarietà, e ti riconosce per quella straordinaria luce che sei, perché siamo tutti una straordinaria luce, ecco che hai creato già una prima opportunità per un aiuto, perché quando una persona viene riconosciuta nella sua meravigliosità, nella sua meraviglia, nel suo miracolo, spesso, non sempre, però spesso quello già è sufficiente come aiuto per farlo uscire fuori dal dramma, dalla sofferenza e da quello che sta succedendo, no? E poi, ultima cosa che aggiungo è che è raro, è veramente molto raro che ci siano dei problemi veri e tangibili. La maggior parte dei problemi che la gente ha, incluso me stesso, non esistono, sono virtuosità. Nessuno ha veramente dei problemi seri, ok? La seriosità del problema la creiamo noi con le nostre. Oh, un dramma, cosa, ma in realtà se andate a vedere, nessuno ha veramente dei seri problemi. Cioè, vuoi vedere una persona che ha seri problemi? Posso farti vedere qualche foto di qualcuno che ha veramente dei problemi, no?
E poi mi dici se hai dei problemi quando hai visto queste foto, ok? Anche perché poi lo vedi, no? Lo vedo spesso questa gente che ha dei problemi incredibili, si lamenta, poi qualcosa lo distrae e quel problema non c'è più. Scusa, ma 3 secondi fa facevi il pianto antico, adesso stai parlando con un amico, poi se ne va l'amico ritorni nel tuo pianto antico. Cioè, c'è qualcosa che non va, perché se hai un problema, non importa quello che succede, il problema esiste, se no non è un problema, è una pippa mentale. Certo, beh, infatti, ma intanto, allora, al di là che siamo noi, come abbiamo detto tante volte nelle nostre chiacchierate che creiamo, no? La nostra realtà è che creiamo il nostro cammino, per cui ciò che creiamo all'esterno è comunque una parte di noi, è comunque una parte di noi che dobbiamo vedere, è comunque una parte di noi che dobbiamo risolvere comunque, no? Per andare oltre. Perciò non c'è nessun altro che crea una situazione esterna se non noi, perciò chi se non io. L'empatia io comunque la vedo un po' come appunto ho detto un poco fa, il primo stadio di comunicazione e di connessione verso l'altro. Se io non provo nessun tipo di empatia, mi riesce difficile forse entrare nelle emozioni. Abbiamo visto l'altra volta che le emozioni sono prettamente degli stati umani, per cui magari mi viene da chiedere anche l'empatia e di conseguenza l'evoluzione nella compassione sono caratteristiche prettamente umane, forse per arrivare a vivere e a comprendere determinate cose? Ma io penso che nelle vibrazioni alte c'è un'infinità di altro creato che sente emozioni e empatia, ma magari non nella maniera come le sentiamo noi, anche perché, come ripeto, non avendo un ego, quando tu non hai un ego, tutto cambia, non esiste più l'empatia, i moduli di navigazione cambiano. Il sentire, no? Per esempio, da dentro l'ego dici devi avere fiducia, devi avere fede. Oppure devi avere pazienza, oppure dici, sono mille, no? L'amore, cioè, da dentro l'ego hanno delle sfumature molto diverse da quando si esce fuori dall'ego, e a volte addirittura hanno dei significati da dentro l'ego fuori, anche opposti a volte, okay? Perché l'ego riesce, si chiama matrice invertita perché tutto è invertito. Ok? Quindi quello che è giusto è sbagliato, quello che è sbagliato è quello che è giusto, è tutto letteralmente invertito. Infatti, in un certo senso, se uno anche non sa cosa fare, solo il fare il contrario di quello che ci dicono, già quello ti dirige verso la direzione giusta, la strada giusta, ok? Fai il contrario di quello che ti dicono a scuola, quello che ti dicono le tradizioni, le culture, la politica, la religione, la spiritualità. Fai il contrario e già molto Già probabilmente sei sulla buona strada. stai andando verso la strada giusta. Poi chiaramente puoi affinare con il tuo sentire interiore, però è un ottimo, trovo che sia un ottimo consiglio, soprattutto in questo periodo di grande, grande travaglio, no? Che siamo alle battute finali, quindi fare il contrario di quello che è tutto, perché tutto è paura, 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 separazione, sopravvivenza, paura, si sta intensificando tutto. Quindi quello è un ottimo modo per cominciare a allontanarsi. Un'altra cosa importante nel vivere l'empatia e poi la compassione è, mi sembra che l'hai accennato poco fa, è comunque la consapevolezza, per cui il non farsi trascinare nei drammi altrui. Per cui io provo empatia per te e mi metto nei panni tuoi, in un certo senso, per quello che tu stai vivendo, per cui entro in contatto con te. Ma non devo farmi trascinare da questo, per cui c'è sempre questo sano distacco, no, da mettere comunque in atto. Certo, ci sono. Stavo proprio dialogando via, mi pare, Facebook con una persona che ha fatto una domanda molto intelligente, perché in questo breve articolo parlavo del perdono, di quanto il perdono, man mano che
si diventa un pochino più collegati, perde sempre più la sua ragione di essere. E una persona mi ha detto: ma io con il perdono è un'ottima maniera per, adesso non mi ricordo che parola ho usato, per sentirmi più in pace con me stesso, no? Ed è ok, ed è giusto, è verissimo. Quello che ho risposto è che dipende, in base alla tua maturità coscienziale, il significato che diamo a determinati parametri cambia. Quindi c'è un periodo in cui il perdono è necessario, avere fede è necessario, avere coraggio è necessario perché c'hai paura, ma arriva un punto in cui alcune cose o cambiano o si ammorbidiscono nella loro seriosità o nella loro rigidità, o addirittura svaniscono perché non hai più bisogno, quando tu sai dentro di te, sai, non hai più bisogno di fede in qualcosa di fuori, che cosa te ne fai? Quando tu non hai più paura, non hai più bisogno del coraggio. Quando sei più in equilibrio, non hai più bisogno di avere pazienza, perché avere pazienza vuol dire che sei impaziente. Se non sei paziente, che te ne fai della pazienza? Il perdono, quando capisci che non c'è niente da perdonare perché tutto è sempre perfettamente orchestrato, non hai più bisogno di perdonare né te stesso né nessun altro, perché non, il senso di colpa scompare, perché vedi che vedi la danza per quello che è in maniera olistica, però c'è un periodo in cui hai bisogno di avere fede, hai bisogno di avere pazienza, hai bisogno di avere coraggio, hai bisogno di perdonare o di perdonarti. Quindi non è che è sbagliato o giusto, è semplicemente che tutti questi bellissimi, diciamo, moduli, parametri, cambiano. Man mano che noi cresciamo in consapevolezza, quindi quando avevo 20 anni il perdono aveva una sua ragione di essere, era strutturato con dei parametri. Adesso il perdono è quasi inesistente, non sento proprio bisogno di dover perdonare nessuno, soprattutto me stesso, perché in ogni momento sto facendo esattamente quello che devo fare per andare avanti nel mio. Quindi il messaggio è molto semplice, tu attraverso la tua risonanza usi questi parametri in base a quello che che rispecchiano il tuo livello di maturità coscienziale, possibilmente senza imporre a tutti. Tutti devono pensare che il perdono è così, tutti devono pensare che questo è l'amore. No, in questo momento per me l'amore è questo, perché questo è il momento, sono a questo livello di risveglio. E quindi a questo livello di risveglio è prezioso, è importante che io usi questi parametri in questa maniera. Man mano che evolvo, i parametri cambiano, ok? Perché c'è un'evoluzione in tutto. Per questo io dico sempre che non ci sono verità assolute. Io in questo momento condivido con te il mio sentire, magari fra un mese ti dico un sentire un pochino diverso o drammaticamente diverso, dipende da quanto io mi sono evoluto in quel mese. Certo, ma infatti è proprio per questo che periodicamente è bello anche riprendere gli stessi argomenti, perché non sono mai gli stessi argomenti, ma ci sono sempre comunque delle sfumature o de dei passi anche molto grossi che determinano comunque la differenza nella crescita della propria consapevolezza nel percepire effettivamente le cose esterne. Certo. Ma che cos'è, ad esempio, invece che ci spinge nella direzione opposta? Cioè, non provo empatia, non provo compassione e mi sento, diciamo così, schermato da tutto. Che Sì, cos'è che innesca questo? quella è paura. È una forma di protezione perché si ha paura di andare a sentire determinate emozioni, di confrontarsi con certe realtà che fuori sembrano esteriori, ma fuori è sempre uno specchio, quindi mi riguardano. Quindi metto dei paletti, come dicono molti, metto dei blocchi, per proteggermi. E quindi no? E questo è il significato negativo della parola distacco, della parola neutralità. La neutralità non è mi proteggo per non sentire. La neutralità è una presa di coscienza in cui tu non entri in reazione emotiva,
ti mantieni centrato così che tu possa veramente essere di aiuto, perché finché sei in reazione emotiva, avveleni più che aiutare, ok? Oppure aiuti in maniera però molto controproducente. Quindi una persona che si chiude nel nome del distacco, quello è non c'è niente di sbagliato, anche quella è un'esperienza, ma in quel momento sente che c'è qualcosa da cui si deve proteggere. E ha una paura di sentire determinate emozioni. Noi siamo cresciuti in una società dove ci dicono subito che bisogna sempre proteggersi, bisogna stare attenti, no? Quindi l'idea di proteggerci ci fa creare dei confini, no? Molti dicono devi mettere dei confini. Sì, è giusto mettere dei confini ancora una volta finché acquisisci una maturità coscienziale che ti fa capire che non c'è niente da cui proteggerci, no? Perché sei tu, perché sei dentro il tuo universo, quindi forse puoi dire mi devo proteggere da me stesso, da una parte di me stesso che è incoerente con me stesso. Questa è l'unica ragione di cui proteggerci, perché in realtà fuori non c'è niente da cui proteggerci. Se tu sei nella vibrazione alta, tutto quello che ti risponde è vibrazione alta. Quindi può avvenire un terremoto, su un dato caso ci sono dei terremoti, è tutto devastato e ci sono due o tre case che sono rimaste in piedi. Come mai? Perché? No, se vai a vedere il profilo psicologico, spirituale di quella persona, vedrai che è una persona che ha un senso, ha le sue dosi di paura o di contrazione sono molto minori dell'altra e quindi non ha il terremoto lì non ha fatto il lavoro devastante che ha fatto in altri. Esatto, per cui alla base di tutto poi si ritorna sempre la paura che non ci permette di essere empatici perché comunque non vogliamo provare determinate emozioni, vivere determinate situazioni, comunque questo implica il chiudersi e non mettersi in gioco verso l'altro, che poi comunque sei tu, perché sei tu che devi vivere comunque quel percorso in prima persona. Quindi, proiettato questo sulle nostre due empatia e compassione, allora non mi chiudo e mi proteggo da chi sta soffrendo di fronte a me e divento indifferente e distaccato, però neanche sto male perché lui sta male, perché se no andiamo dall'altra parte, rimango Certo. centrato e da quella centratura mi collego con l'anima e l'anima mi dirà, guarda, aspetta ancora un po' prima di intervenire perché in questo momento sta digerendo delle cose che sembrano estremamente drammatiche, ma in realtà sono importanti che lo lasci che lo faccia lui perché così capisce determinate cose. Oppure l'anima ti dice prova da questo angolo. Quindi l'anima più o meno sa perfettamente come aiutare, no? E la maggior parte delle volte non è l'aiuto come lo abbiamo imparato. Diciamo dalle verità esterne che sono per lo più sempre egoiche. Sì, perché comunque pensi sempre che l'altro sia poverino nel bisogno e non vedi magari la prova invece che sta cercando di vivere, sta cercando di superare. E probabilmente se entri in contatto con questa particolare prova, vuol dire che anche tu dovresti riuscire a elaborare quella situazione, che comunque è una cosa che tocca anche te, per cui non sei sopra parte, ma sei lì, nello stesso livello, diciamo. Quindi capacità di discernimento, una grossa guida è la natura. Se tu vedi, non vedi mai un fiore che dice non posso diventare fiore perché devo aiutare quel fiore di laggiù che non ce la fa. Non fa così, ok? E neanche un animale, cioè si aiutano sicuramente, ma non usando, come si può dire, un senso di essere Non... martiri o... Esatto, non abnego me stesso perché sennò oscuro te, ma io comunque fiorisco e nel mio fiorire Se tu vedi, per esempio, si vedono una volta, ho visto una foto di un'immagine, un video di una mamma orsa e c'era il piccolino che faceva fatica a salire. La mamma
Non è andata lì a prenderlo, ha aspettato, ha detto: guarda, sono qua, provaci. E lui cascava, poi tornava su, poi ricascava, ma non c'era dramma, non c'era un Dio, mio figlio muore. No. E poi alla fine lui, piano piano, ha raggiunto la madre l'ha preso e sono andati via. Quindi la madre non si è sostituita, l'orsetto riuscendo da solo a superare l'ostacolo ha acquisito, a parte una muscolatura, si è sviluppata, tecniche per fronteggiare l'attenzione e anche un'autostima che adesso gli consentirà di andare al prossimo livello. Quindi in questo caso l'aiuto della mamma è semplicemente stata la sua presenza di amore incondizionato. Era lì, guarda, io ci Esatto. sono, vai, credo in te, credo che ce la puoi fare, vai, io sono qui. Al peggio vengo, ma intanto vediamo quanto riesci tu a farcela, ok? Questo è il vero, diciamo, è il vero aiuto, cioè la presenza. Io comunque sono qui, io comunque ci sono, possiamo condividere, ma intanto prova tu nella tua strada. Effettivamente, se non si mette le mani in pasta, se non si entra nella materia, no? E nella situazione, come fai a vivere l'esperienza e capire che cosa ti può dare quell'esperienza e come fare a risolvere quell'esperienza se lo fai fare a qualcun altro? Infatti, io, come penso tanti, ricordo che a un certo punto della mia quasi conclusa adolescenza ho potuto proprio rimuovermi dal contesto familiare proprio per poter avere modo di fare le esperienze, perché se no non era possibile, perché ero sempre protetto, sempre attento qua, questo non si fa, questo qui è altro, adesso devi mettere la testa a posto, devi fare qui, no? E quindi a un certo punto ho sentito che era bene. Io, nel mio caso, sono andato dall'altra parte del pianeta e sono scomparso per 20 anni no? E mi sono fatto tutte le ossa che dovevo fare. Ho lavorato come volevo lavorare. Ho sofferto, ma certo che ho sofferto, ma insomma, non è niente, non so, sono ancora vivo, non è che, non Ma chi sono non morto. soffre? Esatto, Esatto, cioè chi è che non soffre? esatto. Quindi se tutti mi avessero continuamente risolto le sofferenze, non sarei adesso qui a parlare con te, e parlare di queste cose, no? Non avrei Cioè niente da dire, nell'esperienza, sarei ancora fanciullo. nell'esperienza che tu vivi, esatto, riesci poi ad accumulare la saggezza, no? I famosi saggi che una volta nei popoli erano importanti, no? Queste persone anziane con la loro saggezza e il loro vissuto che raccontavano e passavano di parola in parola la loro esperienza. Per cui il consiglio che penso, no? Una mamma non dovrebbe dire non saltare perché cadi, ma dovrebbe dire salta, nel caso tu cadi, io sono qui. Sì, puoi dire, guarda che cioè, puoi condividere attraverso la tua esperienza la possibilità delle conseguenze. Ok? Certo. Guarda, se metti il dito sul fuoco ti bruci, te lo dico, poi dipende chiaramente dall'età, se è un bambino o un infante è chiaro che non gli fai mettere, però se è un bambino, e i bambini sono anime straordinarie, invece di prevenire continuamente, gli dici: guarda, ci sono delle conseguenze. Se fai questo, potrebbe succedere questo. Se fai un salto, può succedere che ti sbucci un ginocchio. E vabbè, ti sbucci un ginocchio, no? Se tu guardi il bambino piccolo, se casca per terra, prima di decidere se la cosa è brutta o bella, cosa fa? Va a guardare gli occhi della madre o del padre, no? Quali sono i suoi fari, no? Quindi guarda la mamma o il papà, e se la mamma ha una reazione drammatica, allora penso: oddio, è successa una cosa così, che la comincia a piangere. E se la mamma dice: oh, fai cascare, dai, riproviamoci. Nella maggior parte dei casi il bambino si rialza e continua, no? Ma infatti è quello che avevo detto all'inizio, cioè la modalità empatica che il bambino costruisce con il genitore o l'adulto di riferimento, è proprio questo. Io mi giro, cado, se l'adulto ride vuol dire che non c'è niente di
di così pericoloso, di così drammatico, e anche io comunque, magari un po' dolorante, ma mi rialzo e prendo questa esperienza ridendo. Se invece dall'altra parte noto ansia o preoccupazione o insomma la reazione del bambino, naturalmente sarà il pianto e si ricorderà quell'esperienza in modo traumatico. Sì, e poi dovrà fare il lavoro necessario per rimuovere la storia che ha creato riguardo quel cosa. E poi arriverà un punto in cui non importa quello che gli altri dicono, pensano e reagiscono, decido io se la cosa è seria o non seria, se sono io Esattamente. responsabile, basta, non sto lì a guardare quello che dicono gli altri, quello che pensano gli altri. Decido io quello che devo fare in base a ogni situazione che incontro nella mia vita. E questa è una grande libertà. A questo punto la vita diventa meravigliosa, diventa divertente, perché sono io il creatore, non sono più impotente vittima di qualcosa là fuori che decide per me se è giusto, se è sbagliato, se devo soffrire, se devo stare bene, decido io. Esatto, è sempre la dinamica vittima e carnefice, cioè che se vuoi rimanere in questa dualità o se comunque a un certo punto ti stacchi e ti elevi, nel senso nell'esperienza capisci che questa dinamica non fa più per te e cerchi e ti trovi a vivere altro. Certo, è così. Bene, intanto vedo che manca un minuto alla fine della nostra chiacchierata, per cui Marco, come sempre, grazie, veramente grazie, e grazie a chi ci segue sempre. Va bene, ciao Daniela, grazie a tutti, un abbraccio. Ciao.